49 arresti nell'ultimo blitz dimostrano che invece c'è ancora molto da fare, ci sono ancora tante ombre nei rapporti tra politica e delinquenza organizzata. E oggi tra le varie commemorazioni ricordiamo anche il giorno della morte di Enrico Berlinguer, no? L'11 giugno del 1984, io avevo 17 anni, andrei pure ai funerali, ricordo una folla oceanica e me la ricordo, non dico come se fosse ieri, ma me la ricordo proprio bene l'intervista che fece Eugenio Scalfari e Enrico Berlinguer, fu la prima potente intervista sulla questione morale di un grande leader politico, il segretario di un grandissimo partito. Lui parlò dell'occupazione dei partiti nelle istituzioni, della questione morale. Bene, sono passati tanti anni, 40 anni circa, credo che la questione morale sia la vera emergenza del nostro paese. E se posso aggiungere, di questi tempi sono ancora più preoccupato, in questi proprio tempi che stiamo vivendo di inizio della fine dell'emergenza sanitaria, ma l'esplosione dell'emergenza sociale ed economica che è già contagio criminale. Cioè io temo che in questi periodi c'è una forte ricerca di consenso da parte della criminalità organizzata e di pezzi di politica che hanno una cosa in comune, che è la ricerca del consenso. O si fanno la guerra o certe volte fanno la pace. In questi tempi temo che ci siano molti punti di convergenza di chi voglia lavorare sul voto di scambio, sull'appartenenza politica, su quel connubio perverso che fa forte soprattutto la borghesia mafiosa tra denaro pubblico, attività economiche, lavoro e voto. Per questo sta pensando di scendere di nuovo in campo? No, vabbè, io sono sceso in campo a 25 anni quando ho iniziato a fare il magistrato. Il campo di gioco può cambiare, ma la scelta è sempre quella, giustizia al primo posto, sempre.